È qui per risolvere la situazione? Si sente bene? Ascolti, se non riusciremo a risolvere questo guaio, ci bombarderanno dalle stazioni orbitali. Capisce? Ha lasciato fuggire quelle creature. Io sto solo eseguendo gli ordini. La Binary Helix aveva trovato un uovo a bordo di una nave aliena alla deriva nello spazio da millenni. Era una nave dei Rachni. Al suo interno hanno trovato molte uova in sospensione criogenica. Mi sta dicendo che si è schiuso un uovo vecchio di millenni? Sì, era congelato da chissà quanto tempo. Quasi un miracolo, in effetti. La Binary Helix vuole clonare i Rachni per produrli in massa e creare un esercito. Ma una volta giunti qui hanno scoperto che non era un uovo qualsiasi. Era una regina. Dopo aver deposto le uova, la regina è stata spostata alla stazione Rift. Pensavano che senza di lei i suoi figli sarebbero stati più docili. Un momento, non sarebbe servito un maschio per farle deporre le uova? Le regine nascono con il codice genetico del padre e le uova vengono fatte schiudere lontano dalla colonia. Le regine possono deporre uova nel giro di qualche ora e creare una colonia in pochi giorni. Si diffondono molto rapidamente. Separarli dalla madre non è servito a nulla. Era la cosa peggiore che potessero fare. Ritengo che la regina modelli la mente di ogni singolo Rachni. Senza di lei non possono svilupparsi e quindi diventano incontrollabili. Allora non dobbiamo far altro che portare qui la regina. No, temo che non funzionerebbe. Questi Rachni sono ormai irrecuperabili. Mi dispiace dirlo, ma devono essere eliminati. Credo che il dispositivo neutronico sia la soluzione migliore. Non conosco questo dispositivo neutronico. È un'arma che emette radiazioni neutroniche, capace di uccidere qualsiasi organismo vivente nella stazione. Tutto ciò che sta oltre la stazione subisce danni genetici di varia entità. Dopo aver armato il dispositivo, dovremo combattere per trovare una via d'uscita. Ci dia un minuto per prepararci. Bene, bene. Io aspetterò qui. Non sono certo in condizione di partecipare a una caccia al tesoro. Mia madre ha sempre detto che avrei fatto una brutta fine. Connessione in corso. Accesso completo alla struttura. In cosa posso esserle utile? Voglio maggiori informazioni sul dispositivo neutronico. Il dispositivo neutronico è un sistema di sicurezza installato nella zona del tubo di isolamento. Nel caso di una contaminazione irreversibile, viene attivato per risolvere la situazione in modo permanente. Quanti Rachni ci sono qui? Spiacente. La rete dei sensori è troppo danneggiata per fornire una stima precisa. Attiva il dispositivo neutronico. Impossibile. Richiesto codice di autorizzazione. Chi è in possesso del codice? Il direttore delle operazioni Jaroslav Tartakovsky o un funzionario della Binary Helix. Bene, ce ne andiamo. Disconnessione in corso, comandante. Non mi sento molto bene. Dopo aver armato il dispositivo, dovremo combattere per trovare una via d'uscita. Ci dia un minuto per prepararci. Bene, bene. Io aspetterò qui. Non sono certo in condizione di partecipare a una caccia al tesoro. Mia madre ha sempre detto che avrei fatto una brutta fine. Non mi sento molto bene. Come attiviamo il dispositivo? I comandi di armamento sono qui vicino. Le basta inserire la chiave. Poi dirò a Mira il codice. Perimetro sotto controllo.
posso aiutarla? Attiva il dispositivo neutronico. Impossibile. Richiesto codice di autorizzazione. Autorizzazione 875020079. Esecuzione locale del codice Omega. Confermato. Esecuzione codice Omega tra 120 secondi. Perimetro sicuro. Cosa facciamo ora, comandante? Ci dirigiamo verso il portale Mu? Il portale Mu collega decine di sistemi. Senza sapere qual è l'esatta destinazione di Saren, sarebbe solo una perdita di tempo. Il comandante ha ragione. Non possiamo avanzare alla cieca. Dobbiamo raccogliere altre informazioni su Saren. Adesso sei tu il capo. Per caso il comandante si è dimesso mentre ero distratta? Siamo tutti sulla stessa barca, Williams. Stava solo cercando di essere utile. Scusa, comandante. Questa è una missione difficile. Siamo tutti tesi. Andate tutti a riposarvi. Il rapporto su Noveria è partito, comandante. Vuoi che apra un canale di comunicazione con il Consiglio? Fallo subito, Joker. Sto aprendo il canale, comandante. Questo rapporto è accurato, comandante. Ha trovato dei Rachni su Noveria? E poi ha liberato la regina. Si rende conto di quello che ha fatto? Quante generazioni occorreranno perché distruggano la galassia? Questa regina è diversa. Ha compreso perché la sua specie è stata quasi annientata. Spero che lei abbia ragione, Shepard. O i figli dei nostri figli pagheranno il prezzo del suo errore. Aspetteremo il suo prossimo rapporto, comandante. Finalmente abbiamo lasciato Noveria. Non so cosa fosse peggio, tra il freddo e le corporazioni. Uno ti fa gelare le palle,
Le altre te le strappano e le rivendono senza neanche chiederti il permesso. Senza offesa, comandante. Ora devo andare. Ci vediamo. Sì, comandante. Ti serve qualcosa? Devo andare. Arrivederci, comandante. Se sei qui per parlare della morte di Venezia, non ti preoccupare. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Non fare finta che la cosa non ti pesi. Lei era tua madre. Lo era. E non lo era. Preferisco ricordare la Venezia che conoscevo, prima che venisse corrotta dal potere della Sovereign. La parte migliore di tua madre vive in te. La sua determinazione, la sua intelligenza, la sua forza. Grazie per queste parole. Apprezzo il tuo interessamento, ma sto bene. Venezia ha scelto la sua strada, come io ho scelto la mia. Sarò con te fino alla fine, Shepard. Mi piace parlare con te, Liara. A prescindere dall'argomento. Sei molto gentile con me, Shepard. Molto paziente. Lo apprezzo. So che circolano strane voci sulla mia gente. Sono a conoscenza delle leggende sulla promiscuità Asari. Ma tutto questo ha uno scarso fondamento nella realtà. Quando una delle mie simili si unisce a un individuo di un'altra specie, si tratta di uno scambio molto profondo, molto spirituale. Non affrontiamo un'unione a cuor leggero. A sentirti sembra quasi una cosa mistica. Una vera unione va ben oltre la carne. Si tratta di una connessione che trascende l'universo fisico. Due diventano uno. Pensieri e sensazioni si uniscono. Identità distinte si mescolano. Memorie ed emozioni si compenetrano fra loro, dando vita a un nuovo indissolubile uno. È un'esperienza diversa da qualsiasi altra. In alcuni casi cambia radicalmente la vita. Voi Asari potete vivere per 1000 anni. Che succede quando il vostro partner invecchia e muore? Alcune unioni non sono altro che un singolo incontro tra due individui consenzienti. Ma in alcuni casi, la Asari e il suo partner decidono di restare insieme. Quando questo accade, non ci concentriamo sull'inevitabilità della separazione, ma sul godere appieno del tempo che ci è concesso. E anche dopo la morte del partner, una sua parte rimane viva in noi. L'unione è una connessione capace di trascendere spazio e tempo. Sembra molto bello. Vuoi dire che... Oh no! Non sono molto brava in queste cose, eh? Scusami, Shepard. Stavo solo cercando di spiegare perché sono stata così... riservata. L'unione non è semplicemente sesso. Rappresenta l'elemento cardine della mia specie. Il modo in cui le Asari crescono e si evolvono come società. Per questo non ho mai... voglio dire... Per questo dobbiamo scegliere con grande attenzione i nostri partner. Voglio che tu sia assolutamente certa della tua decisione, Liara. Ho soltanto 106 anni. Sono a malapena adulta per gli standard Asari e passo buona parte della mia vita lavorando alle mie ricerche. Non ho mai pensato a queste cose. Non prima di incontrarti. Tu per me sei una persona speciale, Shepard. Ma con tutto ciò che è accaduto, Saren... i Ghetti, i razziatori, non so se siamo pronti. Questi sono tempi difficili, Liara. Forse quando sarà tutto finito. Sono felice che tu capisca, Shepard. C'è troppo in gioco. Dobbiamo mettere da parte i nostri sentimenti e pensare a fermare Saren. Vorrei che le cose potessero andare diversamente. Ma dobbiamo fare tutti dei sacrifici. Parliamo d'altro. Ora devo andare. Alla prossima, Shepard.
Hai bisogno di qualcosa, comandante? Volevo solo sapere che aria tira nell'equipaggio. La tua opinione? Siamo con te. Ti assicuro che faremo tutti il nostro dovere. Parleremo in un altro momento, tenente. Comandante. Shepard, hai bisogno di qualcosa? Ora devo andare. Ci vediamo più tardi. Comandante, volevo ringraziarti. Per cosa, Garrus? Per tutto. Per avermi preso con te, per avermi fatto entrare nella tua squadra. Ho imparato molte cose. Ho pensato molto a quello che hai detto, a proposito del sacrificare degli innocenti per raggiungere l'obiettivo. E di come dobbiamo trovare la soluzione migliore, non la più rapida. E ho riflettuto molto anche sul dottor Saleon. Mi ero convinto che meritasse di morire. Ma poi ho iniziato a chiedermi perché lo volessi morto. Ho capito che non era per ciò che aveva fatto a quelle persone. Certo, anche per quello. Ma il motivo principale era perché era riuscito a sfuggirmi. È fuggito. E io ho fallito. E questo non potevo tollerarlo. È diventata una questione personale. Le parole non valgono niente se non sono supportate dai fatti, Garrus. Che cosa hai intenzione di fare a riguardo? Beh, tornerò all'SSC. Credo che abbiano bisogno di me. E mi ripresenterò per diventare uno spettro. Ma questa volta farò le cose per bene. Non voglio più compromettermi. Se le persone che ho giurato di proteggere non possono fidarsi di me, beh, allora non merito di essere io a proteggerle. Sono felice di sentirtelo dire. Tieni a mente queste cose quando troveremo Saren. Non preoccuparti, comandante. Lo farò. Ti servono rifornimenti? Fammi vedere cosa vendi. Subito, comandante. Non ci si annoia mai, Shepard. Avevi mai affrontato prima una missione come la nostra? Intendi per salvare la galassia dalla distruzione certa? No, però ho avuto un bel po' di avventure. Te ne ricordi qualcuna in particolare? Alcune. Mi ricordo quando sono stato assoldato da un diplomatico Volus. Che idiota. Quindi anche i politici ricorrono ai mercenari di tanto in tanto, eh? Di tanto in tanto. Se non fosse per i politici sarei disoccupato. Sono sempre in cerca di un modo per fregare gli altri, e questo non era diverso dagli altri. Voleva che cancellassi il suo passato, uccidendo un vecchio amico che sapeva troppo. Solo che questo vecchio amico si è rivelato essere una Commando Asari. Capisco perché la cosa ti abbia creato problemi. Cosa? No, no. Alina e io eravamo amici, una specie almeno. Ci siamo conosciuti quando dovevamo ammazzare lo stesso Turian e non volevamo che fosse l'altro a trovarlo per primo. Abbiamo passato più tempo a litigare fra noi che a dargli la caccia. Una Commando Asari mercenaria? Piuttosto insolito, no? Non è comune, ma non direi che è insolito. I mercenari sono di tutte le specie. Comunque... Quando ho detto ad Alina del contratto con il diplomatico, ci siamo fatti una bella risata. E allora cosa hai fatto? Beh, non volevo perdere il contratto, ma rispettavo Alina. Così le ho lasciato scegliere il luogo dove avremmo combattuto. Ha scelto una vecchia stazione spaziale Salarian,
piena di mercenari e contrabbandieri. E in quel modo non avremmo rischiato di ferire degli innocenti. Aveva il cuore tenero. Che cosa è successo sulla stazione? Che cosa non è successo, vorrei dire. Le ho dato la caccia per 2 giorni. Ho usato tutte le mie munizioni. Alla fine ho dovuto ammazzare altri mercenari per usare le loro armi. Al 3° giorno la stazione era sull'orlo della distruzione. I mercenari morti o fuggiti, il supporto vitale in avaria. Ma l'avevo trovata. Si era chiusa nell'infermeria. Stava cercando di rimettersi in sesto. Era una vera dura. Poi, proprio quando pensavo di averla in pugno, il nucleo della stazione è esploso. Sono riuscito a malapena a tornare sulla mia nave. La Commando Asari non ce l'ha fatta, vero? Ho osservato la stazione dalla distanza e non l'ho vista andarsene. E dopo l'esplosione ne sono rimasti soltanto dei brandelli grandi come il testicolo destro di un Turian. Così stavo tornando dal diplomatico per dargli la buona notizia e prendere i miei soldi. A metà strada, però, ricevo questo messaggio da Alina. Sarai più fortunato la prossima volta. Ora, non è che sia superstizioso, ma se qualcuno sopravvive a un botto del genere, beh, si merita di vivere almeno per un altro po'. E il diplomatico? Lui la voleva morta. Gli ho detto la verità. Alina era ancora viva ed era parecchio arrabbiata. Gli ho detto che, se voleva vivere, aveva bisogno della mia protezione. E lui ti ha creduto? Mi ha assunto come guardia del corpo fino alla sua morte, per cause naturali. Il lavoro più facile di tutta la mia vita. Un po' noioso, forse, ma i crediti sono crediti. Alla prossima, Brex. Shepard. Comandante. Hai qualche minuto per parlare a quattro occhi? Veramente avrei da fare, capo. I fucili non si mantengono da soli. Non ancora, almeno. Cosa ne pensi tu dell'ultima missione? Intendi i Rakni, vero? Erano molto pericolosi, capo. Lo hanno dimostrato 2000 anni fa. Credo che lasciarli andare sia stato un errore. Ma non ero io a dover decidere, eri tu. Sai, dovresti andare a parlare con Sony di sua madre. Penso che stia molto male. Era per dire, capo. Puoi andare, capo.
signora. Messaggio è in arrivo, lo sto trasmettendo. Comandante, meno male che si trova in zona. Abbiamo una situazione d'emergenza e credo che lei sia l'unica in grado di risolverla. Come posso aiutarla, ammiraglio? Dei biotici estremisti hanno attaccato una stazione di ricerca medica con una droga psicotropa. La droga ha causato uno stato di pazzia temporanea nei ricercatori, che ora i biotici stanno utilizzando come scudi umani. Quindi, se sparo a tutto ciò che si muove, moriranno un sacco di ricercatori. Esattamente. I biotici non sarebbero un problema per una nostra unità, ma il rischio di perdere molti ricercatori innocenti è troppo elevato. Ecco perché l'ho contattata. Spero che lei possa limitare al massimo le perdite tra i civili. Farò del mio meglio per trarre in salvo quei ricercatori, ammiraglio. Mi fido di lei, comandante. Le sto inviando le coordinate della stazione proprio in questo momento. Quinta flotta, chiudo. Compensazione pressione interna con atmosfera esterna. Registrato. Ufficiale comandante sbarcato. Ufficiale Presley assume il comando. Tutto bene, Tali? Hai attirato molte occhiatacce. Molti disprezzano i Quarian per il fatto di viaggiare nella flottiglia e per aver creato i Geth. Ci considerano degli accattoni, solo un gradino sopra i ladri. Anch'io avevo sentito questi commenti sulla tua specie. Spesso i pregiudizi sono solo frutto dell'ignoranza. Ehi, comandante Shepard, sono io, Conrad...
Su Extranet gira voce che sei diventata il primo spettro umano. È incredibile. Essere uno spettro è una grossa responsabilità. Farò del mio meglio per il bene dell'umanità. Gli holofilm parlano solo del comandante Shepard e della sua lotta per il bene del genere umano. La tua eleganza e il tuo talento hanno già raccolto legioni di ammiratori. Ehi, posso scattarti una foto? Certo, nessun problema, ma perché? Stai scherzando. Senza una foto nessuno crederebbe che ho parlato con l'affascinante comandante Shepard. Metti bene in mostra quell'arma. Perfetto. Grazie mille, comandante. Appenderò questa foto nel mio salotto. Mia moglie ne andrà pazza. Certo, posso rimborsarti se vuoi. Grazie, non ha mai funzionato. Fonti dell'Alleanza riferiscono che un'incursione dei Geth è stata respinta nell'ammasso Armstrong con gravi perdite sul fronte nemico. Nell'eventualità di nuovi atti ostili da parte dei Geth, l'Alleanza prevede di consolidare la propria presenza nel settore. Restate in attesa, squadra di sbarco. Decontaminazione in corso. Registrato. Ufficiale comandante a bordo. Ufficiale Presley cede il comando.